donne vengono considerate alla stessa maniera degli uomini, che come possiamo vedere nelle nostre meravigliose stagioni lirico-sinfoniche ci sono 10 uomini e 10 donne che dirigono opere, ma non è assolutamente così. La presenza femminile è oramai una rarità e trovo che sia anche una cosa, comincia ad essere una cosa molto grave perché la differenza di genere in musica non esiste. Quindi non capisco da chi e perché sia stata inventata questa figura del direttore che deve avere particolari capacità, particolari nervi saldi e che deve avere potenza e muscoli. Con la direzione d'orchestra questo discorso non c'entra proprio nulla, però molti pensano che invece sia così. E quindi la donna, come recentemente è stato detto da vari direttori russi, mi viene in mente Temirkanov e Gergiev, o anche direttori italo-americani come Pappano, è stato detto in modo chiaro e forte che la donna non ha nervi saldi, non può affrontare questa professione perché il fatto di avere una vita un po' da nomade non le permetterebbe di avere famiglia e tutto quanto. Io ho famiglia, ho due figlie e non capisco come mai queste persone pecchino di così poca acutezza mentale. Ma sono stata un po' cattiva, eh? Esistono le direttori e le direttrici, ma mi sembra che pur esistendo questa categoria non venga presa così tanto assiduamente in considerazione, e questo secondo me non è giusto. Mozart o Beethoven non hanno mai pensato al fatto che una donna non potesse dirigere le loro sinfonie o le loro opere, ma che discorsi sono? Quindi, e questa cosa io l'ho già detta, però non è passata in modo forte e chiaro, adesso la ridico. Sono state fatte delle, diciamo, agevolazioni per le donne, tipo i parcheggi, le cose, eccetera. Bene, cominciamo a parlare di cose un pochino più serie. Allora, vogliamo mettere le quote rosa all'interno delle stagioni lirico-sinfoniche? Bene, facciamolo. Facciamolo perché non è più possibile. Oltretutto sentire sempre gli stessi direttori che dirigono sempre le stesse opere, basta.